da Follia di Patrick McGrath. Non poteva stare lontana da Edgar. Ce la metteva tutta, va detto, e per un attimo, se si fermava a soppesare le possibili ripercussioni di quello che stava facendo, provava un cupo sgomento. Ma era una reazione passeggera. Sentendolo così vicino, Stella non riusciva a controllare la continua, instancabile frenesia della propria immaginazione. Il mattino successivo, dopo che Max era andato in ospedale, si spinse di nuovo fino all'arco nel muro dell'orto e lo sentì tornare, quello stato di grazia cui riusciva a pensare solo come a un'intossicazione. Edgar era dalla parte opposta, vicino alla serra, dove aveva appoggiato su due cavalletti vicino al tavolo da lavoro un pezzo di legno che stava segando con colpi rapidi e apparentemente senza sforzo. Quando Stella arrivò a metà sentiero, la sentì, si voltò e rimase a guardarla mentre si avvicinava. Continua pure a lavorare, disse Stella con calma, avvicinandosi. Non ti fermare per me. Ma Edgar non continuò a lavorare. Tirò fuori la scatola del tabacco dalla tasca dei pantaloni. Si sedette sulla panchina vicino al muro e si arrotolò una sigaretta. Stella andò a sederglisi vicino. Sono stata al capanno, disse. Lo so, aveva un tono sardonico. Come fai a saperlo? Uno degli uomini ti ha visto. Questo avrebbe dovuto allarmare Stella, ma non la allarmò. Puoi venirci oggi pomeriggio? Gli chiese. Lui si fermò un momento, accennando un sorriso mentre leccava il bordo della cartina. Si stava godendo l'impazienza che aveva suscitato in quella donna pallida e appassionata. Lei se ne accorse e gli fece una carezza. Puoi? Mormorò. Sì. Stella cercava di nascondergli la sua eccitazione, più forte a ogni parola che si scambiavano. Adesso sentiva il fustagno dei pantaloni di Edgar contro le gambe nude. Era stupido correre rischi nell'orto, ma lo baciò lo stesso. Quel pomeriggio si incontrarono nel capanno del cricket. Eliminarono rapidamente l'impaccio della polvere e della scomodità, fabbricando coi cuscini e le coperte una specie di letto. Poi si spogliarono a vicenda e si buttarono per terra. Sul sesso, Stella tendeva a non dilungarsi. Diceva soltanto che era naturale e intenso per tutti e due, e che lei non aveva mai provato nulla di simile. Nulla di simile alla vigorosa lotta cui i loro corpi si abbandonavano con tanta immediatezza e tanta forza. Dopo, Edgar aveva preso del whisky da una bottiglia dentro il bancone, riempiendo la fiaschetta piatta di metallo che portava in tasca. Stella si era un po' agitata perché le era sembrato un rischio inutile. E se se ne accorgono? Edgar attraversò la stanza e andò a inginocchiarsi sul loro letto improvvisato dove Stella era seduta, languida, calda e scompigliata. Poi le prese il viso tra le mani e la baciò. Stella lo vedeva come una specie di adorabile canaglia. Non riusciva a contraddirlo, non era capace di contrastarlo in nessun modo. Non era possibile, perché ormai si era arresa, spingendo così a fondo l'identificazione da sentirsi incompleta senza di lui. Capiva cosa stava succedendo, si stava innamorando e non voleva fermarsi. Non poteva, mi disse.
Per questo non si oppose al suo furto, perché aveva assunto lo stesso atteggiamento di disprezzo del pericolo di Edgar e lo aveva razionalizzato. Quando, qualche giorno dopo, lui le chiese dei soldi, gli diede tutto quello che aveva nel borsellino. Aveva perso il controllo. Non si controlla un innamoramento, mi disse, non è possibile. E la divertiva che fosse potuto accadere in questo modo, con quest'uomo, un paziente che lavorava nell'orto. Stella, le dissi, non potevi fare una scelta più scriteriata. La verità mi rispose che non ho scelto affatto. A casa cercava di funzionare nel modo più normale possibile, ma era come se fosse da un'altra parte. A poco le sue giornate cominciarono a concentrarsi sul momento in cui, sempre più eccitata, aspettava al buio nel capanno del cricket di sentire gli scarponi di Edgar che si arrampicava sul muro e da lì sul tetto della rimessa, per poi infilarsi nella finestrella e saltare sul pavimento. Poi veniva verso di lei con un sorrisetto, verso di lei che lo aspettava, pronta per lui, sulle coperte, e le si gettava addosso, e lei si perdeva completamente mentre lo cercava, mentre sentiva le sue mani forti sul suo corpo. Oh, sì, lo amava. Chissà.